Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, intanto devo assolutamente ringraziarvi per tutti i messaggi bellissimi, commenti bellissimi, li stavo leggendo in questo momento, che mi avete lasciato sotto il video del matrimonio. So che ci ho messo un sacco a caricarlo, ma sono contenta, insomma, che molti di voi mi avete scritto che è un po' come se fossimo lì con te, quindi questo era esattamente quello che volevo, quindi grazie, grazie, ma soprattutto mi avete scritto in tantissimissimissimi che tipo vi siete commossi, che vi ho fatto piangere, scusate che vi ho fatto piangere, e poi leggendo i vostri commenti stavo piangendo anch'io, tipo ci facciamo piangere a vicenda. Però è bellissimo veramente sentirvi così vicini, grazie per essermi così vicini, per me significa veramente tanto e so che i commenti che mi avete scritto vi arrivano dal cuore perché si vede, quindi grazie, grazie. In realtà questo video è il video sulla mia cabina armadio, sì, voi lo sapete, ci siamo trasferiti in casetta nuova, prima la mia cabina armadio era piccolissima, ma appena riuscivo a girarmi e quindi avevo tipo le scarpe sparse per la casa, in altri armadi mi ero ingegnata, qui invece ho una vera e propria cabina armadio grande e sono super super felice di com'è il risultato finale. Vi ho fatto vedere un paio di fotine così su Instagram, un boomerang su Instagram, siete tipo impazziti, mi avete scritto in tantissimi, facci il tour, che bella, è il sogno di ogni ragazza, quindi vi ringrazio, spero che vi piacerà anche su YouTube e sono molto fiera, forse l'ho già detto, ok, bene, non voglio fare un'altra intro che vi dico che è breve, poi dura 25 minuti, perdonatemi, quindi prendo la videocamera e vi porto in cabina armadio. Eccoci, stiamo entrando, non mi sembra vero che questa sia la mia cabina armadio, vi ricordate quella prima era minuscola? Allora vi faccio un giro veloce veloce e poi vi faccio vedere tutto nel dettaglio. Ovviamente Gatto Denver sempre presente, ciao Gatto Denver! Questo è il suo posto preferito, il puff. Iniziamo, io inizierei con questo lato qui, queste sono le scarpe, queste sono in realtà librerie che si chiamano Billy, sono dell'IKEA e il fatto è che ho ancora diverse scarpe, tipo tutte le sneakers, tipo altre scarpe col tacco e tipo altri stivali che però qui non ci stanno. Sì, Gatto Denver, tu sei sempre il protagonista di tutti i video, sei solo tu. Bravo! E quindi dobbiamo prendere per forza un'altra di queste librerie o scarpiere e spostare queste un po' più in là e mettere almeno un'altra Billy da 40 oppure da 80 grande come queste, perché appunto tutte le mie scarpe qua non ci stanno e le ballerine sono ammassate una sopra l'altra appunto perché non ci stavano. Comunque sì, qui ci sarà un'altra libreria, ma queste sostanzialmente sono le mie scarpe, lì sopra ci sono varie scatole decorative, sono tutte vuote. Qui ve l'ho già detto che c'è Gatto Denver, poi proseguiamo da questa parte. C'è, vabbè, la finestra e qui sul davanzale, niente di che, ho messo giusto una candela profumata rosa e dorata, anche questo è rosa e dorato, è la cartolina Coco Chanel che mi hanno dato a Parigi nella boutique Chanel. E da questa parte c'è lo specchio, anche questo è dell'IKEA, non so come si chiami, ma lo conoscete perché già ce l'avevo nell'altra casa e ancora ad Amsterdam, sinceramente. Questa è un'altra vestaglietta che ho preso, ditemi se non è carinissima, l'ho presa su ASOS. Ed è tutta super super morbida e soffice, calda. E ha le orecchie, sì! Quando mi sto intrippando con queste cose, sono troppo carine. Poi da quest'altra parte invece inizia l'armadio. Proprio gli armadi sono tutti packs dell'IKEA. Qua sopra ci sono i miei senza maniche in pelliccia. Probabilmente cambierò la sistemazione, ma per il momento è così. Sono tutte pellicce finte in realtà. Poi ci sono un paio di maglioncini e la mia vestaglia con scritto bride, sposa, che avevo la notte di nozze. Qui sotto invece ci sono tutti i miei cardigan lunghi, che in realtà sono degli abiti che indosso poi magari con gli stivali alti sopra il ginocchio. E quindi li ho messi tutti qua. Qua sotto ci sono varie scatole eccetera, perché manca la mensola in vetro, quelli dei traslochi hanno fatto le cose un po' così e quindi penso che sia rimasta nel garage su in casa di famiglia di Tomas, quindi dobbiamo andare a cercarla, per il momento è così. Poi qua sopra ci sono i miei cappelli, questo è posizionato un po' male, ma ci sono tutti i miei cappelli invernali in lana e poi là dietro dei baschetti, dei berretti, tipo questo, anche questo alle orecchie, non so se riesco a farvi vedere, sì,
sarebbe questo le orecchie, tipo un tasso, credo. Chi se lo ricorda, Downs? Non ce l'ho da un po' di tempo quello. Poi qua sotto ci sono cardigan e maglioni vari. Ho cercato di metterli in ordine di colore, quindi qui ho messo quelli bianchi, poi rossi e quello sopra tipo un viola, poi verdi, lì ci sono un paio di camicie azzurre, qua sotto c'è tipo un mix di beige, blu e verde acqua, poi qui ci sono altre felpe maglioni grigi e poi un'altra felpa rosa. Tutto altro maglioni e felpe rose, poi maglioni e felpe neri. Poi qua sotto ci sono altri qualche abito e poi maglioncini e cardigan un po' più lunghi che magari sono aperti davanti, quindi li ho appesi. Poi da questa parte ci sono alcuni dei miei cappotti, altri in realtà sono laggiù, adesso ve li faccio vedere. Questo è quello che vi ho fatto vedere in un vlog, è bellissimo secondo me, l'ho appena preso, anche questo da ASOS. E poi vabbè, altre giacche, anche questo è simile ma è più corto, altre giacche in pelle, questo cappotto che ho preso ma in realtà non l'ho mai messo, penso che sia troppo carnevalesco, ma quando comprate le cose online non sempre sono come ve le aspettate. Poi qui c'è un parka con pellicciotto rosa, il mio Colmar che è double fuss, e sotto è un normale tipo piumino. Poi cappotto blu, questo l'ho preso da Max Mara, cappotto rosso mango che è molto mezza stagione in realtà, dovrei utilizzarlo in questo periodo perché poi farà troppo freddo. Questo invece è il mio cappotto Burberry e poi vari pellicciotti, questi però sono tutti a manica lunga, questo chissà dove l'ho preso, non mi ricordo, ah sì, da Topshop. E poi altri che ho preso su ASOS, altra giacca in pelle rosa bellissima e poi altro pellicciotto bianco che mi ha regalato Tomas preso a Cortina. E poi questo invece è uno dei miei ultimi acquisti, voglio farvelo vedere, preso su Zara, molto stile Chanel ed è bellissimo per questo periodo che non fa ancora troppo freddo. Poi qua sotto invece ci sono i miei gioielli. Allora qui c'è la ruota degli orecchini, la conoscete benissimo questa perché ce l'ho da un sacco di tempo. Là dietro ci sono alcuni dei miei bracciali, ma tutto bigiotteria e cosine così, però che voglio conservare perché sono sempre carine e utili. Là dietro ci sono vari orecchini, altri vari orecchini, ma non mi piacciono molto questi contenitori, quindi ne sto cercando degli altri per gli orecchini, fatemi sapere se avete qualche idea. E poi questi invece sono alcuni dei miei anelli. Qui ci sono alcune cosine che sotto non ci stavano perché sono troppo alte, tipo il mio bracciale Hermès, amo questo bracciale, è stato un autoregalo per il mio compleanno quando sono stata a Parigi. Poi c'è questo di Saint Laurent, anche questo è troppo alto e non ci sta nel cassetto sotto. Poi qui c'è la cintura Moschino, in realtà tutte le cinture sono messe là sotto ma mi seccava non tenerla in bella vista perché voglio utilizzarla di più e poi è così carina. E poi qui ci sono invece due cerchietti Chanel, in realtà questo sotto è di Chanel, l'ho preso proprio nella bottica ad Amsterdam quando abitavo ad Amsterdam, mentre questo invece è un cerchietto normalissimo che ho preso in un negozietto a Firenze, non mi ricordo il nome della boutique, ma creano gioielli e accessori con dei bottoni Chanel vintage, quindi questo è un vero Chanel, un vero bottoncino Chanel vintage e poi l'hanno appunto applicato su questo cerchietto, mi è piaciuto subito tantissimo. Poi qua sotto vi faccio vedere, questo ovviamente è il mio cassetto preferito di tutti, in realtà ne ho un altro di questi, vorrei aggiungerlo sopra perché qui c'è troppo poco spazio e vi faccio vedere non tutto nel dettaglio altrimenti facciamo davvero notte, però qui ci sono, ho messo tutti i gioielli dorati, qui gioielli argentati oro bianco e poi qui c'è un mix, qui ci sono i miei orologi Daniel Wellington, il mio Casio, poi qui alcune collane, là dietro c'è una cintura Chanel che io però uso come collana. Anche questo è stato fatto con il bottoncino vintage Chanel con la Torre Eiffel, bellissimo, e preso sempre nella stessa boutique a Firenze. Poi altre collane, qui ci sono gli altri miei bracciali Hermès, uno lo sto indossando oggi in realtà che è questo, voglio prenderli in un sacco di altri colori questi e voglio prendere però quelli più sottili, questi sono un po' più grossi. Poi i miei orecchini Louis Vuitton, amo questi orecchini, e poi altri anelli, questo
è il primo anello che io abbia mai ricevuto quando ero piccola, piccola, piccola neonata, di mia mamma in realtà, quando lei era neonata e poi l'ha passato a me, ci ha inciso sopra le mie iniziali. Sono super super affezionata a questo anellino e mi sta ancora sul mignolo, tra l'altro. E poi qui ci sono altri orecchini Chanel con le perle, Dior con le perle, anche questi sotto sono Dior. Mi chiedete sempre in tantissimi dove ho preso questi orecchini che sembrano tipo delle graffette, e questi sono Dior e li ho sia dorati che argentati. Poi i miei cuoricini Tiffany, che sono famosissimi, ce li hanno praticamente tutti. Altro anello di Hermès, questo in argento, e questi invece sono tutti gli anelli che ho trovato nelle Jewel Candle. Guardate che belli che sono, secondo me sono stupendi, io amo i gioielli che si trovano nelle Jewel Candle, sono uno più bello dell'altro, aiuto se riesco a farveli vedere decentemente. E poi altri orecchini, anche questi sono Louis Vuitton, altro bracciale fatto con il bottone vintage Chanel, là dietro c'è una collana Dodo che mi ha regalato Tomas, e poi qui un altro bracciale, e questo anche l'ho trovato nel Jewel Candle. Poi qui c'è un punto luce, un diamante che mi ha regalato mio papà. Qui c'è il braccialetto con i nostri nomi, Nicole, Tomas, Denver e Audrey. E poi qui altri ciondoli, un'altra collana, queste invece sono le perle che mi ha regalato Tomas la sera prima del matrimonio, che poi ho indossato il giorno del matrimonio. E poi qui ci sono altre collane, questa è stata una degli ultimi acquisti dell'ultima collezione Dior, Jean Dior, queste due sono Chanel, e poi ci sono i miei bracciali Stroili. Poi questo è il choker che ho preso da Saint Laurent a Los Angeles, ve l'ho fatto vedere nell'ultimo video haul, la spilla Chanel che utilizzo sempre molto di più in inverno, quindi finalmente. E poi questo invece è di Michael Kors e questo di Marc Jacobs, è un gattino, amo questo orologio. E qui c'è un altro di Daniel Wellington, vari orecchini grandi che stanno sempre bene con un abito da sera un po' più elegante. Poi qui ci sono le mie collane di perle, questa era di mia nonna, ci sono particolarmente affezionata, e questa invece me l'ha regalata Tomas con gli orecchini che vi ho appena fatto vedere. Volevo indossarla per il matrimonio ma sono un po' troppo grandi ed era un po' troppo, quindi ho messo solo gli orecchini. Poi invece qua sotto in realtà non è molto interessante perché ci sono solo un sacco di scatole. Qua dentro tengo la maggior parte dei tagliandini, delle varie borse e roba del genere. E qui appunto ci sono solo scatole, scatoline, qui ci sono i miei occhiali da sole. Sto cercando un espositore decente per gli occhiali da sole, fatemi sapere se avete qualche idea. Mi piacciono quelli in plexiglass, una cosa magari tipo questo, da averli lì messi per bene, tipo tra virgolette in esposizione, perché qui non li vedo e non mi è molto utile, poi me li dimentico. Qui ci sono biglietti di auguri e altre scatole, scatoline. La scatola di La Dure dei macaron, non ce l'ho fatta buttarla via, me la sono portata, è bellissima. E appunto altre scatoline, qui c'è la Torre Eiffel, sì. Si vede che sono un po' fissata con Parigi. E poi qua sotto stessa identica cosa, ci sono tutte le scatole, scatoline, qui ci sono altre varie collane gigantissime che non uso più praticamente, e qui ci sono varie... Oh, e questo che cosa ci fa qui? Questo in realtà dovrebbe essere nel cassetto, troviamogli un posto. Questo è l'orecchino, mettiamolo qua, questo è in realtà l'orecchino Saint Laurent, non mi ricordo dove l'ho preso, ma anche questo è stato un acquisto recente della stessa collezione di questo choker. E qui sotto appunto ci sono solo scatole, scatoline, qui c'erano le perle che mi ha regalato Tomas, solo scatole, scatoline. Nella casa precedente li tenevo tutti, ogni gioiello lo tenevo nella sua scatola, ma è troppo scomodo poi ogni volta aprire, riaprire, richiudere, quindi ho messo i gioielli sopra e invece tutte le scatole qua. Direi che adesso posso farvi vedere invece questo mobiletto che sta al centro della cabina armadio. Ho sempre voluto avere un mobiletto al centro, non chiedetemi perché, forse perché nei film, boh, li ho sempre visti così e quindi mi piaceva. In realtà abbiamo comprato questi due da mettere schiena contro schiena, però poi mi sono resa conto che, se notate, sarebbero stati un po' troppo ingombranti perché non era larga come pensavo la cabina, ma abbiamo fatto i calcoli un po' male e quindi alla fin fine è stato meglio metterli così per lungo. È super super, questi credo si chiamino Malm dell'IKEA, ma non sono sicura.
Però appunto sono degli IKEA anche questi, sembra un mobile unico, in realtà sono due attaccati, sono super ampi i cassetti, quindi ci sta un sacco di roba. Qui ho messo tutta la roba estiva, che è veramente stivata all'inverosimile, quindi vi risparmio lo scempio. E invece le decorazioni che ho scelto, queste siamo io e la mia migliore amica qualche carnevale fa, non mi ricordo quando. E qui invece, appunto, se notate, spero si noti, ho scelto come decorazioni tutto colori oro e rosa, e quindi ci sono, c'è appunto questa scatolina con i glitter che in realtà avevo a casa, ma siccome ci stava un sacco a casa di mia mamma, ma siccome ci stava un sacco con il tema delle colorazioni, l'ho presa. Poi questa invece è una piccola ghiandola, una piccola ghianda a scatolina, e questa è una candela profumata buonissima, e varie altre decorazioni. Non è carinissimo questo coniglietto? E queste le ho prese quasi tutte da Maison du Monde, alcune cosine sono di H&M Home, altre di Maison du Monde. Poi una candelina dorata, stessa candelina c'è anche rosa. Questa scatola mi è appena arrivata, ma è bellissima, ed è uno scrigno, è vuota, ma è bellissima. E questa, la riconoscete questa coroncina? La riconoscete? Questa è la coroncina che indossavo il giorno del nostro matrimonio, quindi ovviamente deve avere un posto in pole position suo qua. E poi varie altre decorazioni, anche questa mi piace tantissimo, all'interno c'è un'altra candela profumata. E poi questo invece è il mio vassoio dei profumi, l'ho cambiato, non è più quello che avevo una volta, questo è dorato e secondo me ci sta molto meglio, e poi è anche molto più grande perché non ci stavano più nell'altro vassoio, e quindi ho messo qua tutti i miei profumi. Ah, e questo invece è un portagioielli, anche questo secondo me ci stava troppo bene con le decorazioni che ho preso, quindi questo sta qua. Passiamo all'altra parte della cabina armadio. Qui ho messo alcune cose che sono un po' più lunghe perché appunto magari non ci stavano, quindi questo soprabito, e poi ci sono altre giacche in pelle, bomberini, anche questo rosa. Poi ci sono le mie giacche jeans, altro bomberino con le toppe preso su ASOS, e poi giacche invece semplici, nere, blu, marrone, bianco. E poi c'è questo un soprabito che è bellissimo. Poi là sopra ci sono solo scatole, anche queste sono ornamentali. E poi arriviamo alla mia parte preferita della cabina armadio, cioè le mensole che ho dedicato alle mie borsette. Ebbene sì, i vestiti sono stivati uno sopra l'altro, non c'è spazio, invece per le borse c'è un sacco di spazio. Non è detto che resterà così per sempre, per il momento mi piacciono molto così. In realtà lì volevo mettere un'altra mensola, ma non ce l'abbiamo di questa, ne ho ordinate troppo poche, dovevo prenderne ancora una. Abbiamo altre mensole che ci avanzano, però che sono lunghe un metro, ma quelle da 50, no, o questo 70, non mi ricordo, comunque non ne abbiamo un'altra. E allora là sotto ci sono, iniziamo dal fondo, là sotto ci sono le mie due Celine, quella davanti è una Nano, se non sbaglio, non mi ricordo mai i nomi, quella davanti è una Nano e quella dietro invece è una Phantom, che è veramente gigantesca, la utilizzo praticamente soltanto per viaggiare perché ti sta dentro un sacco di roba, ma anche molto pesante, quindi è sì comoda quando devo viaggiare perché ci sta un sacco di roba, però ha il suo peso. Poi qua sopra iniziano le Chanel, che in realtà non sono tutte qua, poi ovviamente vedrete. Qui c'è la mia Jumbo rossa con hardware argento e in pelle caviale, quella un po' più resistente. Entrambe le borse su questa scansia sono vintage. Poi c'è un'altra che non ho idea di come si chiama il nome del modello, ma è anche questa vintage, tipo degli anni 80, ed è anche questa nera, però nella pelle un po' più delicata, con hardware dorato. Poi qua sopra c'è, questo è uno degli ultimi acquisti, amo, questa è una mini ed è, non mi ricordo come lo chiamano loro il colore, comunque in realtà è tipo un dusty rose secondo me, ma sembra quasi marrone in videocamera, in realtà è tipo un rosa spento. E poi c'è la mia Jumbo, ho messo le mie tre Jumbo in fila così, e poi c'è la mia Jumbo bianca che ha assolutamente bisogno di una pulita, e devo portarla alla Chanel Spa a pulire perché non mi fido di nessun altro, però è veramente, anche questa l'ho presa vintage, quindi era già così in realtà, ma ho avuto un affarone quando l'ho comprata, e l'hardware è platino. Poi qua sopra c'è un'altra mini, questa è una mini quadrata, questa è una mini rettangolare, è in tessuto,
quindi è strano perché non è in pelle ma appunto in tessuto, tipo in cotone felpato lo chiamerei, verde. Anche questa sta a tracolla e ha l'hardware, io lo chiamo platino ma in realtà Chanel ha un altro nome per questo hardware, non me lo ricordo. E poi c'è la mia mitica jumbo nera che ha l'hardware invece argento, anche questa è in caviar ed è super resistente. Questa è forse la borsa che uso di più in assoluto. Poi là sopra ci sono altre due Chanel e una Saint Laurent. La Saint Laurent è tipo un'imboscata qua tra le Chanel, però ci stava bene secondo me come colori. Questa l'ho presa a Parigi ed è una specie di wallet on chain, ma non è un wallet on chain, è una nuova forma di borsa ed è appunto nera con l'hardware dorato e una boy. Questa è una piccola mini, no, non credo sia una mini, anche questa è la tracolla all'interno, non credo sia una mini, è una piccola pochette Chanel, non la fanno più così, anche questa l'ho presa vintage ed è stata, cioè, la scoperta dell'anno perché sono troppo contenta di averla trovata, è bellissima. E poi qui invece c'è la pochette Saint Laurent, anche questa ha la tracolla all'interno. Quindi questa è tutta la colonna. Iniziamo con l'altra. Allora, qua sotto c'è una Prada che cade su se stessa nonostante io l'abbia riempita, ma è molto morbida la pelle quindi tende un po' a cadere, e questa è la borsa preferita di Tomas in assoluto. E mentre questa è appunto la Speedy Louis Vuitton, non mi ricordo mai, penso sia una 35, sì, una 35. Anche questa la uso più che altro per viaggiare perché è molto capiente. Poi appena sopra c'è la mia Fendi, questa è molto particolare e sto pensando di venderla perché la uso poco, nonostante mi piaccia, però la uso poco, forse per il mio stile, non lo so, è bella ma non ha senso usarla poco, preferisco venderla. Questa invece è un Alma Louis Vuitton, si vede meglio in videocamera il colore che dal vivo, è una specie di prugna bordeaux ma da vicino ha un sacco di glitterini che ovviamente adesso non si vedranno, però è molto bella questa, è un po' più autunnale invernale come borsa, infatti non la uso particolarmente in estate. Mentre questo è il mio mitico zainetto Chanel, questo l'ho preso ad Amsterdam nell'ultimo viaggio che abbiamo fatto, se non sbaglio lo uso un sacco, questo zainetto è fenomenale, mi piace tantissimo. Qua sopra ci sono invece tre Saint Laurent, la sorella sta là sopra come avete visto, questa è rosa morbida, ha l'hardware argentato, amo questa borsa, devo avere più borse rosa, sto pensando di comprarne altre rosa. E poi qui invece c'è una Saint Laurent, questa è in velluto con le stelline glitterate, e poi c'è quest'altra che è un specie di pochettina, anche questa credo sia tipo un portafoglio con catena che aveva questo, io lo chiamo pirulicchio, non so come si chiami, ma bellissimo ed è un color beige, un color carne. Poi qua sopra ci sono altre tre Chanel, sia questa viola che questa rosa laccata sono wallet on chain, entrambe hanno la tracolla, questa è qua, l'altra è all'interno, questa l'ho presa a Parigi. Sono stata da sola in viaggio a Parigi e mi sono fatta questo regalo. Questo era un altro autoregalo di compleanno a Parigi del 2015. E mi ricordo ero da sola nella boutique e ho brindato con lo champagne. C'era la ragazza simpaticissima che me l'ha venduta, che poi mi ha regalato un sacco di campioncini, cartoline. È stata super simpatica, è stata proprio una bella cosa. E poi, allora, qui c'è invece la mia boy bag. Sembra più marrone nel video, in realtà è tipo un color carne. È molto simile in realtà come colore a quello. Non è uguale, ma è molto simile. Questa è un po' più rosa, l'altra è un po' più viola circa, non so descrivere bene. Comunque la mia boy bag ha l'hardware dorato, questa l'ho presa a Los Angeles inizio 2016, amo questa borsa. E poi questo wallet on chain invece è stato un regalo di mio papà ed è viola, è stata una collezione particolare, infatti vedete che anche il logo e la tracolla sono un po' particolari. Questo hardware è, non è argento ma è tipo acciaio, boh, non mi ricordo il nome. Poi qua sopra ci sono allora le mie due Gucci, le Dionysius, boh, e poi c'è la Valentino rossa piccolina, questa l'ho presa,
sempre nel 2016 se non sbaglio. Amo questa borsetta anche se è piccolina, ma quando voglio una rossa un po' più capiente uso quella. E poi c'è la mia Dionysus, che ho fatto i salti mortali per trovare perché era ormai introvabile, di questo velluto verde, è stupenda. Sembra un po' più acqua, cioè sembra un po' più azzurra in videocamera, in realtà è proprio verde verde. E poi c'è la sorellina più piccola, che è stato invece un regalo di Tomas per il nostro anniversario, e me l'ha presa a Venezia, eccole qua. E poi qua sopra c'è una piccola Fendi, che in realtà può essere usata sia con la sua tracolla che con questo piccolo gancetto, ed essere, può essere agganciata su un'altra borsa. Poi accanto c'è l'ultimo arrivo in casa, Chanel, anche questa è in tessuto come quella verde che vi ho fatto vedere prima, e questa però è un po' più grande, è a metà come misura tra una mini e una jumbo, per farci capire. Questa è la borsa classica e la adoro, anche questo hardware argentato. E poi altra borsa blu con hardware argentato, però molto più elegante. Questa è una, credo si chiami Lady Dior se non sbaglio, amo questa borsa ma è un po' difficile da abbinare, però è stupenda. Quindi queste sono tutte le mie borse, in realtà ce n'è un'altra che vi devo far vedere ma è ancora impacchettata, è stato un ultimo acquisto e vi anticipo che è un brand che qui non c'è, ma non è un Hermès purtroppo. E poi da questa parte c'è, allora questo in realtà è il nuovo angolo, ah non so se vi ho fatto vedere, ma ogni anta, non so come chiamare, cioè ogni parte dell'armadio ha comunque queste luci sopra che lo illuminano, anche questo l'ho preso all'IKEA, e questo invece è il nuovo angolo dei Pax IKEA. In realtà preferivo, scusi gatto Denver, scusi signor gatto Denver che l'ho disturbata, niente mannina. quindi sì, questo è il nuovo angolo dei Pax dell'IKEA. In realtà preferivo di gran lunga gli angoli che avevano prima, erano molto più carini secondo me, anche se così dicono che si sfrutta di più lo spazio, però gli altri erano più belli. In realtà appunto qui ho messo sciarpe e guanti, qua sotto ci sono altri cappotti, mia giacca in pelle, un altro parka, questo invece è il mio trench Burberry, è quello classico color miele. Poi qui c'è la mia mantellina di Ted Baker che ho preso credo da Amsterdam, è bellissima questa. Poi cappottino bianco molto frufru, molto frufru, e poi senza maniche marrone, questo ce l'ho da secoli, tipo da prima che mi trasferissi ad Amsterdam, tipo penso di averlo 10 anni. E poi qui c'è cappotto leopardato, altri cappotti color cammello, rosa, questo l'ho preso da Zara, molto bello. E poi appunto altri cappotti, questi sono cappotti neri. E lì invece c'è l'ultimo arrivo che ho preso da Max Mara, questo, bellissimo. Poi, qui invece ci sono, allora da sopra ci sono pantaloni, poi qua sotto ci sono invece maglie che metto solo con le gonne, quindi all'interno delle gonne, e qui sotto invece ci sono le mie gonne. Lì ce ne sono altre che sono tipo in tulle, queste sono appunto tutte le mie gonne invernali. E poi là sotto ci sono invece i jeans, quelli sopra sono quelli che uso di più, quelli sotto sono quelli che uso un po' di meno. Poi qui ci sono due quadretti, anche questi rosa e dorati, questo lo adoro, e credo di averli presi entrambi su Maison du Monde se non sbaglio. E questo sinceramente era tutto per quanto riguarda la mia cabina armadio. Appunto dovrà essere aggiunta un'altra scarpiera qui perché le mie scarpe non ci stanno e non sono tutte esposte al momento. Per il resto la cabina armadio è completa! È completa, vero Garou Never? Lui risponde sempre. Quindi questo è quanto, spero vi sia piaciuto questo video, vi saluto dallo specchio perché mi secca non salutarvi. Quindi questo è tutto, spero vi sia piaciuto questo video. Vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!